Alessandro da Lecco ci scrive, e di tutti i lombardi, premesso che la Juve doveva fare meglio il girone, su questo siamo tutti d'accordo, però se la situazione era questa, pretendere di giocarsi la qualificazione su un campo regolare era un diritto, sia per noi sia che per loro, perché avessero perso loro magari avrebbero, cioè chissà, No, no? ma non tralasciamo per gli spettatori, Sì, assolutamente. che è importante. Assolutamente. Poi lui dice, in tutta questa farsa la nostra società è stata fessa e si è fatta fregare. Sicuramente martedì si poteva chiedere di continuare a giocare. Anche i turchi, tra l'altro, sembrava che fossero d'accordo. Poi si è accettato di giocare mercoledì su un campo vergognoso. Dice, addirittura è stata fatta entrare una ruspa per danneggiare apposta il terreno. In effetti una ruspa su un campo di calcio, vabbè. Dice, sull'altro campo di Istanbul, quindi quello del Fenerbahce, la nevicata non ha causato nessun danno, eppure l'ipotesi di giocare lì non è neanche stata presa in considerazione. Potevamo anche venire eliminati, però almeno sarebbe stato con onore, cioè non in una, non so, una porcata del genere, dice lui. Ora mi chiedo perché oggi la Juve posta le immagini della ruspa su Facebook se ieri non ha avuto il coraggio di denunciare l'accaduto e perché in questa società deve essere sempre solo Conte a metterci la faccia? Tra l'altro ora è stata spostata anche la partita col Sassuolo, danneggiando ancora una volta i tifosi. Un abbraccio, sì, io sono furiosa per questo. Perché io l'ho già detto, scritto, ripetuto, non è noi siamo dei pacchi postali per la società. Cioè, allora, la partita col Sassuolo doveva essere sabato sera alle 20:45. Quando già ti danno anticipi e posticipi, chi è abbonato come me si prende e segna, ok? Quel sabato sera io vado Ma allo non stadio. potevano giocare dopo una Giuliano, faticaccia così sabato. l'Arsenal che ha giocato ieri sera giocherà sabato sera col City. No, noi giochiamo col Sassuolo, cioè non prendiamoci in giro. Cioè, anzi, sabato a pranzo, neanche sabato sera. Tieni Sabato. presente che loro hanno iniziato una partita, hanno aspettato, l'hanno finita, Pazienza. hanno cercato un altro Fanno albergo, giocare hanno chi. mangiato a mezzanotte, sono andati a dormire alle Non è 2. giusto, Giuliano, il problema, io l'ho capito, questo hai ragione da vendere, però non è giusto nei nostri confronti. Io parlo di me che sono abbonata, ma parlo di tutti quei poveracci abbonati e non che hanno pagato l'aereo, il treno, l'hotel, perché oltretutto, perché molti si sono chiesti, ho letto stamattina su un forum, ma perché tutto lo stadio, cioè come mai il sold out per il Sassuolo? Perché? Perché in teoria avrebbe dovuto venire Davide Trezeguet, è stata posticipata il suo ritorno. A Torino è stato posticipato al 5 di, prima del, anzi, durante Juve Roma, al 5 gennaio. Quindi la gente probabilmente, soprattutto quelli che arrivano da lontano, comprano biglietti, eccetera, eccetera, perché dice, ah, c'è Trezeguet, voglio vedere Trezeguet, mi vedo anche una partita. E questi che fanno adesso? A parte il discorso che non ci sarà Trezeguet, ma che fanno? Tu dici, non ridere! Allora, No, ma capisci, non è io ti spiego, giusto, io ho non puoi capito, io ho cambiarmela dopo due capito. giorni Allora, prima. stammi a sentire. Tu parli da Sì. tifosa. Beh, io parlo da una che paga 600 euro all'anno per andare a vedere le Allora, tu partite. parli da Scusa. tifosa e una che paga 600 euro all'anno. Domanda, chi te lo fa? Ma statene a casa! E no, Ma è no. una vita che la Juve prende i suoi tifosi per le fondelli! È una vita! Bravo. Bravo. Io l'ho seguita per 20 anni, vuoi che non lo sappia? Vuoi che non lo sappia? Però, No, no, scusami. scusa. Allora, una partita quando si giocava in Coppa UEFA su uno di quei campi sperduti, difficilissimo da arrivare come si chiama, col charter e via dicendo. Se, dopo 3 minuti che l'allenatore, mi pare fosse Trapattoni, però non vorrei sbagliare, è arrivato a parlare davanti a noi, la classica conferenza stampa, 3 minuti, è arrivata la persona incaricata all'epoca della logistica, fisicamente ci ha chiuso lo sportellino del computer, andiamo, il charter deve partire. Al che tu col caratterino che mi ritrovo Sì, io, ho immagino. preso la persona, l'ho tirata giù dalla tribuna e le faccio, ascolta, a te fa comodo che io paghi il mio giornale, ovviamente, non io. Paghi la mia quota quando vengo in trasferta con voi. Sì o no? Adesso tu mi lasci scrivere qui. I signori calciatori aspettano che io abbia finito. E così hanno il massimo disprezzo per chi non è con la maglia bianconera. Questa è la realtà Ecco, dei fatti, bravissimo, hai che può detto. essere il giornalista e può essere il tifoso, a maggior Però ragione. io quello Perché i che. tifosi sono farlocchi. Perché lo prendono dove che va bene e la prossima volta ci tornano.
Lo so, questa, ma sai, è la realtà dei fatti. Ma io quello che imputo alla Juventus è che non è che loro ce l'abbiano con tutti i tifosi, cioè loro comunque portano in palmo di mano i tifosi, quelli, perdonatemi, occasionali, cioè quelli che vanno, strappagano il biglietto, perché costano i biglietti. Sì. Tu pensi che strappaghino? Beh, abbastanza. Ma quando mai? Beh, i tifosi VIP gli vanno di dare i biglietti? No, a parte quelli, allora. No, aspetta, io parlo per esempio quelli della tribuna est, io sono in tribuna est e ti dico che costano i biglietti, cioè tipo Juve-Milan costava 100 euro al mio posto. Allora, quello che ti dico è che se la Juventus tratta male, diciamo, gli abbonati, che sono quelli che sono sempre lì, gente stupida come me e tutti gli altri, ma poi a un certo punto ci stuferemo. Ma ci stuferemo. No, è l'errore. No, secondo me se continuano, stanno quanti tirando... anni ha la Juve? Sono 100 euro. No, lo so. Continuano ad andare allo però stadio. Però stanno tirando la corda. Continuano ad andare allo stadio, è sempre pieno. Lo so, ma perché adesso vinciamo, è pieno. Aspetta, se la Juventus Stadium è pieno perché c'è Trezeguet, vuol dire che qualcosa non funziona nella testa di tanti tifosi come te, eh? No, vabbè, io sono abbonato, essere offensivo, peggio. Ma scusa, uno che va a pagare il biglietto per vedere Trezeguet, ma ragazzi, l'hai visto 7 anni, bastano, te lo guardi in fotografia o te lo guardi sullo schermo, eppure hai ragione, e allora sono d'accordo, e allora hai ragione.